Ragazzi, buongiorno. Facciamo un video di un piccolo chiarimento perché da parte mia c'è stata una mancanza di spiegazione all'interno del primo video. Mi sono spiegato male, è colpa mia in realtà. Però a me non piace fare i montaggi, i tagli, io son molto diretto, quindi quando faccio un video con voi, dall'inizio alla fine quello che dico è. E quindi un chiarimento perché mi è stato giustamente posta più di una volta, no? Una osservazione giustissima. E poi facciamo un attimino un'analisi insieme sul perché bisogna scegliere una certa situazione invece che un'altra. C'è un elicottero che sta girando. Allora, vi spiego subito. Io a un certo punto ho fatto vedere, no, due screenshot, se vi ricordate. Uno era di William Hill e l'altro era di Poker Stars. È ovvio che io quando poi sono andato a mettere i coefficienti, ho messo coefficienti realissimi, anzi molti di voi mi hanno detto che i coefficienti, ad esempio su Bet365, a volte sono anche molto più alti. Ad esempio il pari è pagato in alcune situazioni a 1,90, quindi fantastico, devo dire, eccezionale. È chiaro che come si sceglie fondamentalmente un book invece che un altro? Non tanto il match, ed adesso spiego il perché. Prendiamo un match qualunque, prendiamo sempre Real Madrid e Barcellona. Ok, domani c'è Real Madrid e Barcellona, io vado su un book e vedo che la doppia chance 1-2 è pagata a 1,30 e il pari è pagato a 1,80. Poi vado su un altro book e trovo che la doppia chance è pagata a 1,28 e il pari è pagato a 1,85. Va bene. Abbiamo una discrepanza, ovvero mentre il secondo book tende a favorire più come quota, come coefficiente il pari, il primo book tende a favorire chiaramente l'1,2. Ma essendo una combo in questo caso, noi dobbiamo fare una cosa molto semplice, e cioè andare a vedere tramite che cosa? La somma dei coefficienti, quale book mantiene un livello più alto che si avvicina maggiormente al valore 1,0 della SureBet. Quindi se io adesso prendessi 1,30 e 1,80, facciamo un esempio del primo book, io avrei che cosa? Un 3,10 facendo la somma. Se prendo 1,28 e 1,85, avrei un 3,13. Quindi in questo caso non faccio altro che prendere che cosa? Il secondo book, anche se la doppia chance è in calo di uno 0,02. Perché? Perché nella sommatoria totale dei quattro coefficienti che andremo a inserire, due di un match e due di un altro, quello che a noi interessa è questo. È questo valore. Quindi più il valore è alto dei coefficienti, poi lui fa un calcolo medio di prodotto di coefficiente, in questo caso, più nel lungo periodo andremo ad avere una certezza di ritorno economico. Quindi è molto semplice la procedura, in realtà. Altra cosa, giustamente mi è stato chiesto, ma è meglio investire su partite equilibrate oppure dove la favorita è strafavorita? Ragazzi, è meglio l'uno e meglio l'altro. A me quello che interessa è la sommatoria di quote, di coefficienti, cioè quello che vi ho appena spiegato. Ho fatto proprio un esempio poco fa nella chat di Telegram. Vediamolo insieme. Questo è importante. Vi faccio vedere come questa tipologia di investimento è completamente differente dalla nostra mentalità che abbiamo tutti di investimento. Quando si parla, ad esempio, di un evento sfortunato, era l'esempio che ho fatto prima sempre sulla chat. Prendete Juventus Benevento di 2 anni fa, 3 anni fa, quando la Juventus perse in casa, c'era Ronaldo, 0-1 con il Benevento. Ora, nelle normali tipologie di scommesse o investimento, questo è un evento negativo. Cioè, anche se noi prendiamo 100 euro e vediamo che l'1x di Juventus Benevento è quotato a 1,05 e quindi con 100 euro prendiamo la miseria, siamo sicuri di però questa miseria mi ci sono pagato un caffè. Poi invece incredibilmente può succedere questo evento sfortunatissimo dove tu ti bevi le tue 100 euro e hai voglia con questa metodica a recuperarle. In questa tipologia matematica a onde, questa cosa potrebbe farci gioco. Vediamo Udinese Roma fresca fresca, e ribadisco esattamente quello che ho detto in chat facendo proprio lo stesso esempio.
Allora, se andate a vedere su ebook, i due eventi più fattibili per ebook erano l'X e il 2. Era abbastanza equilibrata però, eh? Però comunque l'X e il 2 erano più pronosticabili. Quindi, cosa è successo in questo caso? Si è verificato l'evento negativo. Se io avessi preso 100 euro, avessi puntato 100 euro sull'X2 pagato a, non so, a 1,25, pensando di guadagnare 25 euro, io ne ho per 600. In questo sistema io non perdo e vinco. In questo caso addirittura ho vinto tanto. Perché? Perché la partita è finita 4-0. Ora, era più palese lo 0-0. Come secondo evento sarebbe stato più palese, la vittoria della Roma, e come ultimo evento, chiaramente, quello dell'Udinese. Poteva essere palese, quindi comunque la vittoria anche dell'Udinese, allorché evento comunque abbastanza equilibrato. Poteva essere palese con un gol di scarto. Poteva essere ancora palese con due gol di scarto, quasi improponibile che la Udinese potesse vincere con tre gol di scarto, quasi inconcepibile che potesse terminare con quattro gol di scarto. Ma nel mondo dello sport, del betting, il concetto del termine inconcepibile non esiste effettivamente, no? Anche l'Italia è stata eliminata, ha perso 1-0 con la Macedonia del Nord, insomma. Allora, i book lavorano molto sugli eventi casuali, allorché occasionali, perché sono quelli che falciano fondamentalmente le casse di un bettista, chiamiamolo così, o anche di un tipster, anche se molto bravo, perché è normale che sia così. Ora, in questo caso, mentre noi siamo abituati che quando capita l'evento meno fattibile noi perdiamo la cassa, in questo caso noi abbiamo dimostrato come l'evento meno fattibile, cioè il 4-0, ci abbia fatto creare che cosa? La doppia chance, 1-2, e il numero di gol pari. Cioè, quello che vi sto dimostrando è che in questa situazione particolare l'evento imprevedibile e negativo nel 50% dei casi ricade a nostro favore. E questa è la cosa importante. Quindi, adesso ho spiegato che, avendo rivisto anch'io bene il video, c'era quella parte da rispiegare bene, ovvero che comunque è chiaro che essendo una combo dovete scegliere poi il book più opportuno. Potrebbero essere anche due, dato che ci sono quattro combo, e poi dipende, eh? Quindi potreste giocare due combo da un book e due combo da un altro, dipende da questi incroci che vi ho detto. Facilissimo, no? È molto semplice come cosa. Quindi prendete ad esempio anche qui dovete fare la sommatoria ad esempio della doppia chance della prima partita, fate con la sommatoria ad esempio del numero gol pari della seconda partita, poi fate l'inverso. Cioè prendete la doppia chance del secondo book con il pari del primo book, no? E quindi poi si creano questi incroci. Ove la somma di questi incroci è più alta delle quote, è il book di riferimento per quella combo. Poi verificate se tutte le combo possono essere appoggiate a un book, o due combo, tre combo a un book, e la quarta a un altro, in base a queste variazioni. Per il resto, come vi dicevo, dobbiamo uscire fuori con Epic Metal da questa mentalità, no, chiusa, reale, che c'è sempre stata. Cioè, se esce evento sfavorito, devo trovare il sistema, come abbiamo fatto fino adesso anche noi, no? Di un ammortamento che va a recupero tramite Max Matt, scommesse matematiche, che ha creato dei piani di ammortamento potentissimi, il Tennis Table, il Bivio, va tutto bene. Però comunque si parla sempre di un recupero sull'evento meno fattibile e plausibile. In questo caso l'evento meno fattibile e plausibile a noi, è un esempio banale, ci è venuto a favore. Ci sarebbe potuto venire a favore anche parzialmente. Facciamo un esempio: una partita della prima classifica con l'ultima che finisce con un segno pari con la X, che noi giustamente avremmo perso il nostro denaro. In quel caso avremmo puntato sull'1 e avremmo perso i nostri soldi. In questo caso avremmo limitato le perdite, perché avremmo comunque preso e ottemperato al 50% delle richieste, cioè non avremmo preso la doppia chance, allorché estremamente fattibile, ma comunque ci saremmo tenuti praticamente la copertura del nostro investimento tramite il gol pari. Avete notato come, ad esempio, se esce pari e pari, noi perdiamo sì e no il 6%, il 3%, il 5%, andiamo pari del nostro investimento. È chiaro che al momento che tu crei anche solo di una doppia chance, un numero gol pari su una delle due partite, automaticamente, come finisce la seconda, tu crei un'economia di 1 euro, di 10 euro, di 80 euro, l'abbiamo visto.
Questa è la metodica per cui noi nel lungo periodo andiamo a vincere, e cioè il 50% delle volte che si verifica l'evento che a noi è assolutamente negativo, ma per il 99% degli investitori, noi in realtà abbiamo il 50% di possibilità che vada a nostro vantaggio, che vada a genio. Non esiste al momento una cosa similare, a parte il concetto del numero gol pari e dispari a prescindere, no? Se ci pensate bene, quello. La prima, l'ultima, equilibrata, lì finisce con gol e scarto, con due, con tre, non lo sappiamo. Ed esiste un software come il Bivio che però ti tranquillizza. In questo caso non c'è più bisogno di questo ragionamento. C'è bisogno sempre di un ragionamento tecnico, assolutamente sì. Io posso dirvi che una partita dove c'è una squadra estremamente favorita con una estremamente sfavorita comunque va benissimo. Perché se una squadra è estremamente favorita e un'altra estremamente sfavorita, difficilmente la squadra favorita, a parte quei casi come abbiamo visto, no? Juve Benevento, non vincerà. Vincerà. 8 volte su 10 vince. Quindi a quel punto noi abbiamo già ottemperato la doppia chance, e siccome la squadra è estremamente forte contro una squadra estremamente debole, è molto più probabile che la partita termini con oltre un gol di scarto. Poi possono essere 2, possono essere 3, possono essere 4, ma quindi capita a nostro favore anche lì. Si vive chiaramente quindi che cosa? Di onde, di eventi. Onde, non è un caso che il potenziale reale su onda è calcolato a medio termine. Ribadisco un altro concetto, finale. Il potenziale reale su onda a medio termine, come abbiamo visto nel video precedente, in questo caso avevo fatto un esempio e avete visto come l'asse andava in curvatura verso il rialzo, che è quello di nostro interesse chiaramente. Ma quest'asse perché andava in curvatura nel medio termine a rialzo? Perché mentre l'evento minimale ti faceva perdere il 50, il 55% della cassa, l'evento massimale ci faceva avere un utile del 150%. Cioè, cosa significa? Che per perdere economia dovremmo creare nel lungo periodo una situazione per la quale i tre eventi più sfortunati, l'evento più sfortunato, perdon, sia oltre tre volte l'evento più fortunato. Se noi prendiamo un evento fortunato e tre eventi sfortunati, noi non perdiamo niente. Quindi la potenzialità è che l'evento fortunato, tra virgolette dico fortunato, non è che stiamo dicendo che la partita finì 5-4, stiamo dicendo semplicemente che la partita deve finire con una delle due squadre che vince e che ci siano un numero di gol pari, 2-0, 3-1, 4-2, 4-0, io sono romanista, lo sapete, 4-0. Si verifica questo evento e voi avete raggiunto l'obiettivo massimale. Se non si verifica questo evento, voi al massimo perdete il 50% della cassa, oppure perdete il 6% della cassa, oppure potete vincere il 24% della cassa, il 17% della cassa, il 18% della cassa, o perdere il 6%, ma queste cifre... Ragionate sempre che io vi sto dando delle cifre che avete visto nel video precedente, a chi non l'ha visto la andasse a vedere. Le aree di positività, ove qui la freccia va in salita, se andate a vedere i coefficienti, le percentuali, e le andate a sommare rispetto a quelli negativi, hanno un valore nettamente superiore. Non era un caso che in questa fascia, nel valore medio in percentuale ondulatore nel lungo periodo, nell'ultimo video, quei coefficienti casualmente che avevamo inserito, ci dava un 98% nel lungo periodo di economia in positivo. Non ti diceva di quanto chiaramente potesse essere l'economia in positivo, ti dice che va in positivo per un fattore puramente matematico, giocato sul fatto che l'evento negativo a volte in realtà nel 50% Juventus, Roma, Udinese Roma, in realtà ci aveva fatto prendere tutto. Quello che non accade normalmente, era questo che vi volevo spiegare. Quindi usate la tecnica degli incroci delle quote e poi prendete il book che fondamentalmente ha le quote più alte. Fine. E poi o prendete una partita estremamente equilibrata o prendete una partita estremamente dove c'è una favorita e una sfavorita. Il motivo ve l'ho spiegato adesso. Quella con estremamente equilibrata può servire perché le quote si vanno sul paritetico, come l'esempio di ieri, e ci sono quote ad esempio sulla doppia chance che erano tutte superiori a prescindere all'1,30. Quindi perché giustamente c'era una possibilità oggettiva che potesse finire in qualsiasi modo la partita. Chiaramente nel caso che mettiamo una favoritissima contro una sfavorita, sapete bene che l'1-2 non verrà mai quotato a 1,30-1,35, potrebbe essere quotato in alcune situazioni a 1,25-1,26, ma se trovate poi
il numero di gol pari a 1,85, avete recuperato quello 0,5% di gap da là, perché l'avete recuperato di qua. Ecco dov'è il meccanismo. Questo sempre per ottemperare a questa cella. Ok? Chi non ha visto il video antecedente, sono sicuro non ci ha capito niente, è giusto che sia, andate a vedere il video precedente, va bene? Mi sembrava giusto effettuare questo chiarimento, perché poi ieri pomeriggio, stanotte, stamattina, la cosa comunque si è animata in forma positiva, con domande giuste, intelligenti, però c'era da fare qualche chiarimento, giustamente. Anche su un commento su YouTube, due commenti su YouTube, ho dovuto fare questo chiarimento, perché ci stava tutto. Ragazzi, proseguiamo, perché ci sono cose nuove che stanno per arrivare, come al solito, chiaramente. E oggi un amico per mail mi ha scritto Epic Matt. Ci sto ancora ripensando, mi ha fatto abbazzare, quindi è stato carinissimo, giocato sul file Epic Metal. Ieri nel video che ho fatto, perché poi avevo detto io vado a getto, siccome ci sono dei progetti che sapete potenti, altri uguali a questo, che stanno per uscire, tra cui Master of Betting. Ieri per due volte ho detto Master of Betting invece che Epic Metal, perché poi lavorando sui file tutti i giorni è uscito fuori Master of Betting, che non so se uscirà direttamente su internet, questo non lo so, poi vediamo, insomma, però uscirà chiaramente, meno male. E come sarà il Quantum Tennis e altre cose. Vabbè ragazzi, allora ci siamo capiti, spero di aver spiegato meglio questa situazione, che avete compreso un attimino le metodiche. Continuate a scrivere in chat, chiaramente, se ci sono altri dubbi, e vi rispondo, casomai non faccio un altro video, va bene? Un bacio a tutti.